possiamo cominciare. Che ne dice se iniziamo a parlare del caso? Ho del lavoro da finire. Possiamo parlarne più tardi, ok? Ok. Nessun problema. Mi faccia sapere quando può. Dovrei parlare con l'assistente di Perry e farmi accompagnare nel mio ufficio. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Bello orologio. Oh, è il regalo che ricevono i nostri nuovi tenenti. Sono 20 anni che compriamo lo stesso modello da regalare a ogni promozione. Ottimizza il tempo di tutti ed è il genere di cosa che non va mai fuori moda. Può contribuire anche alla raccolta fondi, manca ancora qualche dollaro. Faccia i complimenti a Larry da parte mia. Glielo riferirò, signore. Il capitano Perry ha detto che mi avrebbe mostrato il mio ufficio. Sì, certo. Mi segua. Questo? Questo è il mio ufficio. Mi hanno detto di portarla qui. Se le serve qualcosa, sa dove sono. Ok, al lavoro. Wow, sembra più uno sgabuzzino. Beh, volevo un posto tranquillo in cui lavorare e direi che l'ho trovato. Punto primo. Cambiare ufficio. Forse l'auto del killer è una Chevrolet Malibu dell'83. Una specie comune. Non è di grande aiuto. Questa orchidea è di una specie comune. Si può trovare da qualsiasi fioraio.
Niente impronte o indizi particolari. Non aiuta granché. C'è un solo negozio di origami in città. Otto vittime negli ultimi 3 anni. Tutti ragazzini, tra i 9 e i 13 anni di età. Nessun segno di violenza. Le vittime scompaiono da luoghi pubblici in pieno giorno. Nessuno si accorge di nulla. Vengono ritrovati da 3 a 5 giorni dopo. Affogati. Nell'acqua piovana. C'è sempre una ferrovia vicino al punto in cui viene trovato il corpo. E tutte le vittime sono scomparse in autunno. Il rituale è lo stesso. Un origami nella mano, un'orchidea sul petto. La morte delle vittime risale a meno di 6 ore dal ritrovamento. Quindi sono rimaste vive diversi giorni prima di venire affogate. Più di 3.500 persone ascoltate. Più di 100 sospettati interrogati. E nemmeno l'ombra di una traccia. L'assassino è bianco, tra i 30 e i 45 anni. È intelligente, calmo e determinato. Un tipo organizzato. Ha un'auto. Forse ha un impiego, ma che gli lascia del tempo libero. Ci risiamo. È meglio che vada a sciacquarmi la faccia. Devo prenderne un po'. Se non lo faccio cadrò a terra svenuto. Va tutto bene. Posso farcela. So che posso farcela. Tutto bene, signor. Nessuno. Nessuno deve vedere.
Le presento il tenente Blake, signor Mars. Gli racconti cos'è accaduto. Era questo pomeriggio. Sono andato al parco con mio figlio Sean. Abbiamo giocato insieme per un po'. Poi ha voluto salire sulla giostra, così l'ho messo su un cavallo. E quando mi sono voltato, Sean non c'era più. A che ora è arrivato al parco, esattamente? Cerchi di ricordarlo, signor Mars. Anche il minimo dettaglio è importante. Saranno state le... ...5:30, ma non ne sono certo. Com'era vestito quando è scomparso? Indossava un cappotto. Un cappotto beige. E dei pantaloni. Pantaloni marroni. Suo figlio è scomparso e lei non si è accorto di nulla. Non era proprio lì vicino alla giostra. Io non ricordo di preciso, è successo così in fretta. Ha detto di averlo portato al parco dopo la scuola, ma ha denunciato la scomparsa solo alle 8:15. Perché ci ha messo così tanto a contattare la polizia? Sono ritornato a casa e l'ho aspettato lì. Forse era con un amico e sarebbe tornato presto. Sean aveva difficoltà di qualche tipo, signor Mars. Qualcosa che possa averlo spinto alla fuga. No, non credo proprio. E a scuola tutto bene? C'è qualche problema tra lei e sua moglie? Io e mia moglie siamo separati da 6 mesi. Ma Sean non si allontanerebbe mai senza prima dircelo. Bene, per il momento non ho altre domande. Può andare, signor Mars. Continueremo le ricerche stanotte. La contatteremo in caso di necessità. E crede che l'assassino dell'origami... Senta, forse suo figlio si è solo allontanato e tra un paio d'ore tornerà. E se fosse l'assassino dell'origami? Allora avremmo 4 giorni per trovarlo vivo. Continueranno nella notte. Pensano che sia l'assassino dell'origami. È ancora troppo presto per dirlo. Ma è possibile. Che cosa è successo, Ethan? Come hai fatto a perdere Sean? Non avresti dovuto staccargli gli occhi di dosso. Per l'amor di Dio, è così difficile tenere d'occhio un bambino al parco. Perché lo hai lasciato solo, Ethan? Perché? Forse non ti è bastato perdere Jason. Scusa.